Grazie Presidente. Allora, io ho sottoscritto questa mozione non perché l'assessora, l'assessorato e il Comune non stiano ponendo in essere tutte diciamo, le opportune accortezze per il piano freddo, anzi io so che si sta prodigando l'assessora per ampliare il piano freddo e sta contemplando anche la possibilità delle palestre scolastiche. Purtuttavia esiste un grave problema, perché noi stiamo tentando comunque di decentrare i posti per l'accoglienza, anche per poter poi dare un'accoglienza anche più capillare a queste persone. Però purtroppo, nonostante le temperature siano rigide, ma non rigide come quelle degli anni passati, vediamo che ci sono comunque delle persone che a causa del freddo perdono la vita. Allora, l'apertura delle stazioni non è una situazione ottimale, non è una situazione ottimale solo per un motivo, perché poi arrivati a una certa ora del mattino, in cui le temperature sono ancora gelide, ovviamente per poter ripristinare il flusso dei passeggeri queste postazioni devono essere liberate, quindi le persone che durante la notte hanno avuto riparo, magari alle 5, alle 6 o alle 7 di mattina, devono comunque abbandonarle e fa ancora molto freddo. Però c'è una cosa che non dobbiamo trascurare, e cioè il fatto che molte di queste persone sono stanziali e anche se noi cerchiamo di diluirle sul territorio romano queste accoglienze, loro tendono a voler stanziare e stanziano in genere in prossimità delle stazioni. Quindi non riuscendo a spostarli a volte da altre parti, sicuramente aprendo le stazioni noi potremo offrire loro un riparo che pur se a un'ora molto presto della mattina devono abbandonare, comunque li viene a riparo per la maggior parte delle ore della notte. E quindi io l'ho sottoscritta e credo che sia un'ottima soluzione e per questo io la voterò positivamente. Grazie Presidente.